Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Inaugurazione stamani a Livorno del primo lotto di lavori, 5 milioni di euro del Rio Maggiore. Ricorderete nel settembre del 2017 una terribile alluvione, 8 vittime. Sono dei lavori che stanno cercando di mettere in sicurezza il territorio, ma per fare il punto stamattina c'è stata l'inaugurazione. Ora abbiamo Gigliola Caridi che si trova in comune con il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Buongiorno Gigliola. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti voi telespettatori di Toscana TV, mi trovo infatti nello studio del sindaco, del primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti. Oggi per Livorno è stata una giornata veramente importante con l'inaugurazione di questo primo lotto di lavori per mettere in sicurezza un rio che ha dato purtroppo dei grossi problemi nel 2017. Sì, quando si parla di alluvione del 2017, per noi naturalmente diventa un ricordo estremamente complicato da riportare ai giorni nostri, perché lì in quel momento ci sono state 9 vittime e la città è stata sconvolta nel vero senso della parola, soprattutto sul fronte emotivo e del dolore per le persone che abbiamo perso e poi per quanto riguarda i danni complessivi. E poi il tema grosso è stato quello della sicurezza nell'assetto idrogeologico, perché qua a Livorno ogni sera in cui ci troviamo a vedere scendere l'acqua dal cielo ci sono tante persone che vanno a dormire non tranquille o non dormono addirittura, quindi era nostro dovere lavorare su questo fronte, lo abbiamo fatto con la Regione Toscana e con il genio civile in maniera direi ottimale. E sono stati apportati anche dei miglioramenti in zona con più verde, oltre che a mettere in sicurezza. Sì, in quel primo lotto dei lavori sul Rio Maggiore è stato messo insieme l'aspetto della sicurezza idraulica con la riqualificazione di un ambiente che è quello dietro lo stadio, dietro la curva nord dello stadio, e un ambiente che oltre a vedere lo stombamento del rio ha visto anche la cura delle parti intorno in modo da creare un piccolo parco fluviale che ai cittadini è piaciuto molto, cittadini che si erano riuniti in un comitato perché erano preoccupati cosa accadrà con lo stombamento, e poi dopo 2 anni di lavoro hanno visto che il progetto era una buona cosa e stamani erano lì con noi per sottolineare questo aspetto. Lavori che sono finiti prima del tempo previsto, comunque ci saranno altri 5 interventi, 5 tipi, che tipi di lavori verranno fatti in seguito? Beh, se pensate che l'investimento della Regione Toscana è di oltre 100 milioni di euro sul riassetto complessivo dei rii livornesi, che sono dei corsi d'acqua estremamente, non di grande portata, ma estremamente pericolosi perché a carattere torrentizio e quindi con gravi rischi nel momento delle forti piogge. E quello è il primo intervento, è il cuore, quello più sostanzioso, poi ne arriveranno altri sia a monte che vicino alla foce, che è proprio dentro l'Accademia Navale, quindi ci sarà un intervento anche di questo tipo con la collaborazione dell'Accademia Navale. E poi c'è l'altro rio, che è invece il Rio Ardenza, anche quello è estremamente pericoloso, dove il grosso dei lavori è già stato fatto e manca solo la foce, ovvero il rifacimento del ponte storico che è lì, che si chiamavano i tre ponti perché aveva tre arcate che poi sono diventate 5 e che ora con questo nuovo intervento diventerà invece un ponte più moderno con un'unica arcata di accesso dell'acqua al mare. E quando finiranno questi lavori? Quando sarà tutto in sicurezza? Beh, il cronoprogramma al momento viene rispettato, noi vigileremo che si continui a lavorare con questo tipo di voglia e di puntualità, e diciamo che il tutto andrà a regime tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Prima parlavamo di quel giorno tremendo in cui sono morte quelle persone. Ecco, noi abbiamo realizzato un servizio per ricordare quel giorno, l'ha realizzato Rachele Campi, guardiamolo insieme. È
nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2017 nel Livornese si scarica una bomba d'acqua che di solito cade in 5 mesi. Il rio Ardenza e il rio Maggiore esondano. L'acqua e il fango sorprendono chi dorme ai piani bassi. Il bilancio è pesantissimo, ci sono 8 vittime. Non si può cancellare un evento simile che ha cambiato radicalmente il volto di una città, non dal punto di vista strutturale, nonostante i vari interventi di messa in sicurezza ancora in atto, ma della fragilità che i labronici non pensavano potesse esistere in una località di mare. Eppure i fiumi tombati quel giorno hanno ripreso il loro spazio, trascinando nella zona dei tre ponti verso il mare, oltre ai cadaveri, tutto ciò che la furia dell'acqua si è trovata davanti. L'allerta arancione era passato in sordina, non c'era stato alcun avvertimento, nessuna telefonata ai cittadini. Per questo l'ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e l'allora capo della Protezione Civile sono finiti a processo. Negli occhi di chi ha vissuto quei giorni restano le immagini degli angeli del fango, chiunque si è piegato per ripulire la città spezzata dalla calamità naturale e dall'errore umano. Ecco, sindaco, allora ha vissuto quell'evento con gli occhi del cronista, perché il suo, diciamo, poi uno rimane sempre giornalista. Oggi da primo cittadino, cosa cambia? Ha vissuto, da studio mi chiedono, questo evento, il famoso evento, da cronista. Ora, come cittadino, cosa cambia? Come primo cittadino, cosa cambia? Beh, da cronista quella notte, quella mattina, penso che rappresentino uno dei momenti più difficili professionalmente parlando, ma anche dal punto di vista personale, perché io sono stato in diretta per tutta la giornata proprio davanti alla villetta dove hanno perso la vita 4 persone. Insomma, raccontare che poi tuoi concittadini, 4 concittadini perdono la vita. Io ho ancora in mente il momento in cui i sommozzatori dei vigili del fuoco sono usciti da quella casa che era completamente allagata, e conoscendoli un cenno, e loro mi hanno detto: sono tutti morti. E lì indubbiamente è stato uno dei momenti più difficili dal punto di vista professionale. Io ho raccontato quella vicenda, come altri, come anche voi e tante realtà giornalistiche della Toscana, e poi quando invece è arrivato il momento di essere coinvolto nell'amministrazione della città, l'alluvione e quei momenti sono diventati uno dei temi più ricorrenti nelle mie valutazioni da primo cittadino, ovvero lavorare il più in fretta possibile per mettere in sicurezza il territorio e per mettere in tranquillità le persone che abitano questo territorio. È uno degli obiettivi primari del mio mandato da sempre, dal primo giorno. Ritornando ai quei giorni, il capo della Protezione Civile fu sostituito dal precedente sindaco Nogarin, e ora il giudice ha detto che non doveva essere fatto, l'ha reintegrato. Avete intenzione di fare qualcosa come comune? Beh, la vicenda giudiziaria che è seguita all'alluvione è una vicenda molto articolata, che coinvolge diverse persone, a cominciare dall'allora sindaco Nogarin, e sul quale io però ho sempre mantenuto una linea molto attenta e corretta, perché c'è già un peso personale delle persone che sono coinvolte, un peso importante, perché ci sono state 9 vittime, e non è giusto che poi altri si possano permettere di esprimere giudizi in un senso o nell'altro. Io voglio mantenere questa linea, aspettando quello che sarà poi il pronunciamento del giudice sulle responsabilità. L'unica cosa che posso dire, e che riguarda invece il responsabile, la Protezione Civile, che era all'epoca Leonardo Gonnelli, l'unica cosa che posso dire che prima di quel momento, ovvero prima che lui fosse rimosso, la Protezione Civile livornese andava in giro per l'Italia a prendere dei premi, perché era organizzata e aveva delle caratteristiche moderne importanti, e dopo quell'episodio lo stesso Leonardo Gonnelli da parte mia è stato ricollocato in una posizione di primo piano, perché ha qualità ed esperienza per svolgere questo tipo di lavoro al servizio dei cittadini.
Bene, ringraziamo il sindaco di Livorno e adesso torniamo all'argomento principale con cui siamo partiti, cioè la messa in sicurezza del Rio Maggiore. Stamani all'inaugurazione c'era anche il presidente della regione Toscana e l'assessore alla protezione civile. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Io mi sento orgoglioso quando vedo che il genio civile, la protezione civile, il sistema della difesa del suolo riesce a dare queste risposte. Non ne ho merito perché sono presidente da poco più di 4 mesi, ma il lavoro che è stato fatto da quella fatidica notte, che ancora ho ben presente nella mia mente, è stato un lavoro che ha mostrato efficienza, competenza e capacità operativa che vediamo anche nel modo con cui oggi l'acqua qui scorre e magari allora avesse avuto la possibilità di sfogo e di scorrimento che oggi qui vediamo. In questo momento il pensiero ai caduti, a quelle 8 persone che hanno lasciato la vita, il pensiero a tutti coloro che hanno avuto la propria vita condizionata per sempre. Un'opera fondamentale, 3 anni sembrano tanti ma sono pochi per fare un'opera così significativa, è stato uno sforzo ingente. Come sapete questi lavori sono stati divisi in lotti, la ultimazione complessiva dei lavori sul Rio Maggiore è prevista per il 2024, l'importo complessivo è di 38 milioni di euro. Questo che vedete alle mie spalle è il primo lotto, è un lotto particolarmente significativo perché è il primo stombamento che questa regione ha effettuato, quindi il fiume è stato riportato a cielo aperto, la sua sezione è stata raddoppiata ed è un intervento che attraversa la città, accanto al corso del fiume potete vedere alle mie spalle anche lo stadio, quindi attraversa il cuore vivo della città e quindi è stato un intervento che ha richiesto anche un'attenzione particolare a non interferire troppo con la vita di questa città, però ecco, l'intervento è finito, oggi possiamo dire che a 3 anni da quell'evento tragico che rappresenta ancora una ferita profondissima nella carne viva di questa città, possiamo dire che Livorno da oggi è più sicura. Prima di andare a Prato, una notizia brevissima, c'è stata un'esplosione in una palazzina, siamo a Porto Ferraio, siamo all'Isola d'Elba, probabilmente per una fuga di gas, un uomo di 86 anni è stato trasferito in ospedale con ustioni alle mani e alla testa. E ora andiamo a Prato, andiamo da Eleonora Barbieri per fare il punto sul trasporto per la scuola, il trasporto scolastico durante il periodo della pandemia. È con il presidente della provincia, Francesco Puggelli. Buongiorno Eleonora, ma partiamo dalla situazione Covid che è preoccupante. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno ai nostri telespettatori, partiamo proprio dall'attualità con quasi 1400 casi in Toscana e la situazione di Prato non è altrettanto buona, la Fondazione Gimbe dice che Prato è decima come provincia in Italia per aumento dei casi. Allora chiedo al Presidente Puggelli, che tra l'altro è medico e quindi ha anche una competenza in più, se Prato rischia la zona rossa. In questo momento i dati sono preoccupanti in tutto il paese perché in particolar modo l'arrivo delle nuove varianti, in Toscana in particolar modo quella inglese, sta creando sicuramente una nuova situazione di allerta. In questo momento l'attenzione è concentrata più su altre zone del territorio regionale, quindi in questo momento escludo la possibilità che Prato possa avere una zona rossa locale come da altre parti invece sono all'attenzione della regione, ma è evidente che ci aspettano settimane sicuramente complicate perché questa nuova variante si sta facendo avanti. In questo momento si parla di circa il 25% dei casi legati alla nuova variante, ma è evidente che questo 25% è destinato a aumentare e nelle prossime 3-4 settimane potrebbe diventare la prevalenza la nuova variante. Nuova variante che ha anche una peculiarità, ovvero quella di interessare in modo più frequente la popolazione giovanile e in generale pediatrica, quindi c'è da prestare veramente particolare attenzione. E quindi voglio lanciare un appello anche in particolar modo ai ragazzi e più giovani di prestare grande attenzione perché questa nuova variante appunto si diffonde in modo molto più rapido della classica e soprattutto nella popolazione giovanile.
La provincia, che ha competenza sulle scuole superiori, ha organizzato insieme a CAP, al gestore, il trasporto scolastico con il rientro in classe naturalmente al 50%. Oggi è stato fatto un bilancio di questo periodo dopo post natalizio e i numeri ci danno un quadro di fiducia sia dei trasportati che in generale della situazione. Ricordiamo infatti che i numeri certificati all'Istituto Superiore di Sanità dicono chiaramente che i primi luoghi di contagio sono l'ambiente familiare e lavorativo. La scuola è responsabile soltanto del 2% dei focolai in tutto il paese, a dimostrazione che le misure che sono state adottate in ambito scolastico stanno funzionando. Le tre principali azioni che sono state fatte sono state quelle dell'edilizia, con grandi lavori fatti la scorsa estate. L'altro è quello appunto della scuola sicura, quindi tutti i protocolli di sicurezza, e infine il grande lavoro fatto sul trasporto pubblico in sinergia con il gestore, che ringrazio, e la Regione Toscana, che ha dato un cospicuo finanziamento al nostro territorio. Sì, sono autobus che riescono ad avere una capienza dentro i termini che si sono dati, anche con margini di manovra nel caso si potesse portare al 75% la presenza, ma visti i dati di questo periodo è presto per dirlo. Non so se ci sono domande da studio. No, io direi che va benissimo così. Grazie Eleonora, grazie a te, grazie al tuo ospite. E noi chiudiamo dando una notizia, torniamo sul Covid, rimaniamo al Covid, perché il ministro Gelmini nell'incontro con le regioni e gli enti locali ha detto che le chiusure in vigore saranno a partire da lunedì, fino a oggi partivano dalla domenica. E, ai presidenti delle regioni ha detto: domani avrete la prima bozza del DPCM, in modo di avere qualcosa in anticipo e mettere in condizione i cittadini di poter anche organizzarsi. Il sistema delle fasce rimane, anche perché l'obiettivo è quello di evitare il lockdown completo, e però stanno lavorando alla riapertura dei luoghi di cultura dopo marzo. Con questa notizia mi fermo qui, vi lascio al meteo, al tempo, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e arrivederci.